Mirna Mastronardi, lei è candidata alle primarie parlamentari del PD, perché ha deciso di candidarsi? Io non ho deciso di candidarmi, io ho accettato la candidatura che mi ha proposto il gruppo che ha supportato l'avventura di Matteo Renzi, la candidatura di Matteo Renzi alle scorse primarie. Il mio nome è venuto fuori da una discussione all'interno del gruppo in tutta la Basilicata, dopodiché la comunicazione della mia avvenuta candidatura è avvenuta direttamente da Firenze. Non ho potuto far altro che accettare. Io ho supportato Matteo Renzi, ho creduto nel progetto di Renzi ed è quella esperienza che metto al servizio dei lucani in queste primarie. Matteo Renzi, nel suo programma politico, come abbiamo ben visto, ha sempre predicato, diciamo, il rottamare. Lei appunto si scontra, diciamo, con dei nomi importanti della politica lucana. Ma indubbiamente in lista abbiamo dei big importanti per la Basilicata, ma non era tanto a loro che Matteo Renzi si riferiva. Lui si riferiva a chi fa politica da 30 anni, a chi occupa quei posti da 30 anni. Purtroppo il suo progetto non è arrivato al cuore degli italiani, quindi alla fine Matteo non ce l'ha fatta. Non a caso abbiamo visto che ci sono state proprio all'interno del mio partito, del PD, delle richieste di deroga che sono state accettate dalla direzione nazionale. Parliamo della Bindi. Matteo aveva promesso che la Bindi non sarebbe stata più ricandidabile, è tornata perché noi abbiamo perso. Secondo lei le primarie sono una svolta della politica lucana e del centrosinistra, oppure forse era meglio cambiare la legge elettorale? Sicuramente sarebbe stato meglio intanto cambiare la legge elettorale. Questo non è stato fatto e va dato merito al Partito Democratico di aver comunque aperto le porte a queste primarie. È la prima volta che il partito tiene le primarie parlamentari, che chiede l'opinione popolare sulle persone che dovrà candidare. Certo, le primarie non sono state fatte benissimo, sono state organizzate in fretta con un regolamento che sarà sicuramente cambiato nei prossimi mesi, nei prossimi anni, che andrà migliorato assolutamente. Non a caso, per dire, io ho un po' polemizzato, come tutti i renziani, sul fatto che questa volta potranno votare solo gli iscritti al PD fino al 2011 e chi ha votato le scorse primarie. Per dire, chi ha chiesto per la prima volta la tessera nel 2012 non ha diritto di voto, e certo questo non è giusto, non aiuta la partecipazione. Perché bisognerebbe votarla? Perché sono una persona qualsiasi, perché sono una persona che si sveglia la mattina alle 5:30 per andare a lavorare, perché non vivo di rendita, non vivo di rendite politiche, perché mi guadagno il pane, perché sono una madre, sono una mamma single che si è assunta le responsabilità dell'essere madre, perché sono una persona che fa politica da quando era piccola, che mastica di politica, ma che è sempre stata una portatrice d'acqua per gli altri, perché sono un volto nuovo, perché la gente non mi conosce, perché può puntare su di me, perché sono una persona leale, perché sono una persona tenace e perché metto al servizio della comunità lucana la persona che sono, una come ognuno di noi.